artista che non svelo che cosa, anche se devo dire l'ho visto l'anteprima, quindi potrei quasi farlo, no? Ma è già, nonostante sia giovane, è già famoso per avere opere di grande intensità e grande impatto, e ha voluto dedicare, ne ha già fatte sul tema che trattiamo oggi, e ne dona una alla nostra università, quindi a lui la nostra gratitudine. Dopo il professor Fumian la svelerà, e l'opera arricchirà la bella biblioteca del Dipartimento di Storia, come è giusto che sia. E quindi farà in modo che il risultato di questa riflessione collettiva di oggi resti visivamente presente nel nostro mondo, nella nostra università. E quindi, ringraziando il Centro per lo Studio della Resistenza dell'Età Contemporanea della giornata, ma nel dare inizio voglio consegnare all'artista il segno dell'apprezzamento della nostra università attraverso due doni. Il primo dono è il volume che ricorda, mi piace ricordarlo, che abbiamo 800 anni di storia, che questa università ha attraversato la storia del nostro paese, dell'Europa, per 800 anni, accogliendo studiosi ed essendo sede di libera scienza, e questo è un punto di forza di cui siamo veramente molto orgogliosi. Quindi, da un artista con una sensibilità sociale, ci teniamo a dare questa testimonianza della nostra storia. La seconda è l'Osella, che è l'oggetto cerimoniale più prezioso che coniamo una volta l'anno, e che quest'anno è dedicato a un eroe della Resistenza, Eugenio Courier. Quindi mi sembra particolarmente appropriato che l'osella di quest'anno sia donata all'artista, ricordandogli che anche in campo civico questa università si è distinta, perché è l'unica università medaglia d'oro per la Resistenza. E con questo atto simbolico io invito l'artista sul... Tengo a dire che quando ho visto per la prima volta l'opera,